E ora ci colleghiamo in diretta con il nostro Matteo Parlato davanti alla scuola romana Visconti, liceo Visconti. Come sta andando? Vediamo che forse è già uscito qualcuno. Matteo. Sì, buongiorno, buongiorno a Piazza del Collegio Romano e con me Nicolo Boggi che è il primo che è uscito per la prova all'italiano. Allora, intanto, prima domanda, che tema hai fatto? Ho fatto quello socio-economico, quindi il saggio breve, ho fatto sotto forma di articolo di giornale e tra i documenti c'era Steve Jobs, quindi alla fine la previsione che era stata fatta era giusta. Beh, Che intendi come sottoforma di articolo di giornale, visto che... articolo di giornale, quindi ho scelto un titolo, siate affamati, siate folli, la frase di Steve Jobs, poi dovevi intestarla ad un giornale e niente, poi... Beh, basta. Hai copiato? No. Dì la verità. No, il tema non si copia, quello magari domani è la versione. Matteo, che pensa Senti, per il e... suo futuro? Dopo la Che mi maturità? chiedono della... Mi chiede la redazione, dopo la maturità, che sicuramente andrà bene, che vuoi fare? Ma non lo so, vediamo, io vorrei scegliere scienze politiche, poi vedrò, vediamo un po'. Va bene, allora, se non avete... Allora, ultimo, quanti libri hai letto quest'anno? Pochi, pochi, ho studiato soprattutto sui libri di testo. Bisogna Senti, anche Matteo, leggere, siamo lo so. ancora curiosi perché visto che ha citato Steve Jobs, pensa appunto ad un percorso professionale in Italia oppure pensa ad un'esperienza all'estero? Dallo studio mi chiedono, visto che hai citato Steve Jobs, che il tuo futuro, anche lavorativo, tu lo vedi in Italia o lo vedi all'estero? Ma io spero all'estero perché in Italia c'è poco sbocco, quindi spero proprio all'estero. Pensi che hai più chance Sì, andando fuori? Ok. sicuramente sì. Allora, se non avete altre domande, lo manderai a casa che magari ha anche voglia, diciamo, di rientrare. Sì, pranzo, ora di mangiare. Ok, buona giornata e Grazie. in bocca al lupo. Bene. Ah, Vi grazie. restituirei la linea a questo punto. Grazie Matteo Parlato. Allora,